La traiettoria chi sta? Era avanti già lui. Nella mia categoria ci sono delle volpi, volponi. E allora
ma mi stuzzica ancora di più perché così le sfide si fanno ancora più acquerite. Stiamo iniziando a lavorare, ancora devo capire molto molto, c'è molto da capire su questa macchina, bella macchina che ti fa divertire, e diamo il tempo per arrivare ad ottimi risultati. Sì. Un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene, un abbraccio alla mia mamma e a tutti quanti. Ciao! Classe 1600, terzo classificato, il numero 37, Domenico Marchio. Attenzione agli scatti che l'Asodil non ne abbiamo. Attenzione. Signora, prendete il ghiaccio, signora. Secondo classificato, il numero 38, il pilota più alto d'Italia, isole comprese, Antonino Germano. Deve fare il giro perché sotto il gazebo investe. Vince la classe N1600, il numero 36, Giuseppe Aricò. E comunque non gli era bastato aver fatto già un gran tempo, ha dovuto dare un bacetto al guardrail dell'ultima marcia. Scatenato Aricò, scatenato, un applauso ad Aricò, uno dei pilastri della scuderia piloti per passione.